tiene Creare una comunità di genitori al via un percorso per giovani famiglie. Non esiste il genitore perfetto, ogni coppia cerca la propria strada per esprimere le proprie potenzialità attraverso prove ed errori. Da questo assioma trae ispirazione il nuovo percorso in 10 incontri per genitori di bambini fino a 2 anni, guidati da esperti e docenti del progetto Creare Comunità Nutrendo Mamma e Papà, voluto dal Comune di Thiene, ULS 7 Pedemontana, gratuito e mira a creare una comunità di genitori attraverso la partecipazione e le tecniche innovative come linguaggio fotografico. La finalità è costruire un gruppo di giovani e di famiglie che vivano in modo consapevole l'essere genitori, spiega Roberta Donà, responsabile unità operativa semplice dipartimentale UL7 Pedemontana. L'UL7 è obiettivo di creare, per questo è un progetto che ne è esempio in vista di una comunità che educa. Questo obiettivo sarà la base in futuro per un vero e proprio patto educativo territoriale. Ad animare il percorso, Anna Maria Bezzaro, educatrice sugli stili di vita. Negli ultimi tempi, aggiunge Ludovica Sattore, assessora alla cultura, la nostra biblioteca sta mostrando sempre più la sua straordinaria potenzialità di educazione, luogo privilegiato di incontro e socializzazione. È uno spazio accogliente e sereno per tutti, anche per le giovani famiglie e per i più piccoli, dove la lettura è uno strumento di crescita e interazione attiva con il mondo. L'amministrazione è sempre stata attenta alla genitorialità, il commento di Anna Maria Savio, assessore alle politiche sociali. Ora la collaborazione con la biblioteca e l'ULS crea un valore aggiunto per una proposta ancora più completa e accattivante. Ora la collaborazione con la biblioteca e l'ULS crea un valore aggiunto per una proposta ancora più completa e accattivante.